Buona giornata e ben trovati per la prima edizione del telegiornale in apertura agli esteri. Processo alla sbarra per Amnesty International in Turchia. Infatti, alla sbarra sono finiti 11 attivisti per i diritti umani. Tutti si dichiarano innocenti e hanno chiesto la fine della loro carcerazione preventiva, una richiesta che il tribunale ha accolto, la decisione di un attivista che oggi comparirà davanti a un tribunale di Smirne in un altro processo per terrorismo con l'accusa di presunti legami con una rete golpista. Il caso ha scatenato forti proteste a livello internazionale contro quella che viene considerata l'ennesima stretta autoritaria del presidente Erdogan dopo il fallito golpe del 2016. Il programma antiviolenza Yasida, finanziato dalla Regione Puglia, sarà presentato nel pomeriggio di oggi a San Severo a più alti livelli, sia istituzionale che programmatico. Si tratta di un programma, hanno dichiarato in una nota il sindaco di San Severo, Miglio, e l'assessore alle politiche sociali Venditti, che è rivolto al mondo femminile vittime di violenza, ma anche diretto alla realizzazione di interventi per contrastare tale fenomeno. L'obiettivo è quello di supportare le donne durante tutto il percorso di fuoriuscita, favorendone il loro inserimento attraverso il sostegno alle attività del centro antiviolenza e il consolidamento della rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Polemiche a Torino dopo che l'università ha istituito un corso per l'omosessualità che sarà gestito dalla professoressa Maya De Leo. La stessa iniziativa ha suscitato delle polemiche. Forza Nuova nella notte ha affisso ai cancelli dell'università uno striscione dal titolo "La storia è una cosa seria, l'omosessualità no". È stata secca la replica del rettore torinese. La volgarità di certe reazioni dimostra quanto bisogno ci sia conoscenza proprio su questi temi. La pagina sportiva, il calcio, Serie A, il Napoli torna in vetta dopo la decima giornata, vincendo in rimonta 3-2 a Genova. La Juve solo nella ripresa batte la Spalla per 4-1, le altre non sfigurano o quasi. La Lazio vince a Bologna, il Milan ne rifila 4 a Chievo, Roma che vince al 94esimo sul Crotone. Ok, anche Fiorentina ed Atalanta, colpo grosso dell'Udinese al Sassuolo. I risultati a Bologna, Lazio batte Fiorentina 2-1, Fiorentina-Torino 3-0. Juventus Spal 4-1, Roma-Crotone 1-0, a Verona Milan batte Chievo 4-1, a Genova-Napoli batte Genova 3-2, Cagliari-Benevento 2-1, a Reggio Emilia-Udinese batte Sassuolo 1-0. Ripetiamo il primo risultato, se c'è stato qualche errore, a Bologna-Lazio batte Bologna 2-1. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento, notizie e approfondimenti questa sera alle 19. Buon proseguimento di giornata e più tardi.